Salve ragazze, seconda parte di questo haul shopping con i saldi. Sono andata da brava shopping, shopping compulsive, da brava shopping dipendente, da brava super shopping girl. Sono andata il primo giorno di saldi e adesso continuiamo con il nostro shopping, se l'ancillotto ci consenta. Signore, mi consenta di fare questo video haul? Scusa, È rimasto solo lui perché le altre due donne sono di là con Simone. Vero? Dai, sei giù che mi fai l'assistente. Che controlli le varie borse. Allora, da Zara ha comprato più Simone di me. Infatti, è una bellissima. Ma com'è sta storia? Che lui compra più di me? Non è giusto. Ho trovato questa borsa. Non era scontata di tanto, però io mi sono innamorata. Poi quando si va a fare shopping con gli uomini, non è mai come quando si va da soli o come quando si va con le amiche, cioè è sempre diverso lo shopping. Con Simone si rischia veramente di fare shopping più costoso perché lui dice che fa niente, basta che le cose siano belle e che stanno bene, e poi si può anche spendere di più. Non capisce questa politica dei saldi, del prezzo più basso, cioè gli uomini non capiscono queste cose. Comunque mi sono innamorata di questo, ho detto sti cavoli, visto che anche lui stava prendendo su un po' di roba, ho detto io me la prendo, e sti cavoli, visto che non compro mai borse, diciamo, con i saldi compro sempre borse che costano poco, non che questa costasse l'ira di Dio, però aveva uno sconto un pochino piccolino. Costava 30 euro, che è tanto, 29,95, col sconto del 23% l'ho pagata 22,95. Mi ha colpito subito per i colori, l'avevo poi abbinata, ero vestita di nero, l'ho messa su così per provare, l'ho accostata e stava troppo bene. E questa l'ho pensata con i jeans, l'ho pensata con queste, sì, con i cappottini, cioè è bellissima, e quindi l'ho voluta prendere. Una clutch, no, non è una clutch, è una borsa da portare a tracolla di tessuto, questo tessuto così a quadretti, e queste borchie piatte che mi piacciono poco, le borchie piatte, però mi piaceva tutto l'insieme della borsa, la sua tracollina in catena, molto carina, e da portare così, insomma, come una borsettina abbastanza particolare ed unica. Così non l'ho proprio vista in giro, quindi ho detto la compro perché non le ho proprio viste nei negozi. Mi è dispiaciuto un po' per il prezzo perché è un po' tanto, cioè io gli avrei dato sì e no 10 euro proprio a dargliene tanti, però ho detto vabbè dai la prendo, ce n'era lì un paio, ho detto vabbè magari poi non la trovo più, non le trovo più nell'altra all'Ellos, devo ancora andarci, quindi ho detto magari quando vado all'Ellos non c'è, poi mi pento, e era meglio che la prendevo. Simone mi ha dato il suo bene, cioè mi ha benedetto l'acquisto, mi ha detto sì, è carina, prendila, prendila se ti piace, prendila, cioè proprio, ma che sarà prezzo pieno, prendila. Vabbè, se non fossimo insieme ascolterei più lui, o mi farei comprare le cose. Sì, amore, compramelo tu, regalamelo tu perché io non posso. Vabbè, però quando si vive insieme il ragionamento è un po' diverso. Poi ho preso due paia di orecchini, questi li avevo puntati da quando erano usciti in collezione, quindi quando li ho visti in primo saldo, che comunque erano 38%, ho detto vabbè, fa niente, anche se costano 8 euro l'uno, io questi orecchini qua li devo assolutamente comprare perché quando sono usciti in collezione, questa collezione un pochino vintage, di ispirazione vintage, mi sono innamorata. Questo paio qua, cioè, è troppo bello, guardate. Tre colori, il fucsia, il verde e il nero, molto belli, si abbina anche con il rossetto che indosso oggi, e erano troppo belli, cioè 8 euro, ma veramente fantastici, li ho voluti troppo prendere perché, cioè, erano bellissimi. E poi ho preso questi, che anche questi sono molto vintage, inspired, cioè si ispirano troppo al vintage, e sono bianchi e dorati, infatti così anche questi sono costati 8 euro, però, cioè, sono degli orecchini secondo me che meritano, nel senso sono orecchini veramente particolari, che ho detto questi sicuramente anche se aspetto i saldi, saldoni, saldissimi di Stella Zeta, non trovo dei saldi, cioè non li trovo fatti così, quindi ho detto poi da Stella Zeta mi consolerò più avanti, e quindi ho detto dai togliamoci lo sfizio, io me li compro perché poi ho paura di non trovarli più, e sono veramente bellissimi, veramente. Adesso mi devo mettere a mettermi, cioè devo impegnarmi a mettere su i miei, come si chiamano, tutti i miei orecchini vintage, anche quelli che mi ha regalato la ragazza che mi segue. Adesso farò degli outfit con tutti i miei orecchini nuovi, ve lo prometto. Poi ho preso un vestitino, questo ce l'aveva anche in mano una signora che bazzicava, una ragazza, e l'ho visto, ho detto carino, mi stavo già dirigendo verso questi. Ce n'erano alcuni simili Chanel,
proprio anche come forma, un pochino bon ton. E poi ho visto questo che non è, sì, vabbè, era scontato del 44%, l'ho pagato 9,95 € al posto che 17,95 € e l'ho trovato subito molto carino. Ho preso una L perché ho detto, boh, mi sembra che vestano veramente piccolo, a vederlo così invece la L, poi l'ho provata e mi andava abnorme, quindi ho preso la M. E è molto simpatico, anche questo stranamente è piaciuto a Simone, indossato, ho detto, ma cos'è che c'ha stasera, cioè oggi non sta bene questo da Zara. Perché non pensavo gli potesse piacere un vestito così. È questo vestitino qui, molto carino, e questo tessuto tipo Chanel barra sacco di, sapete, quei sacchi, cestini, e la particolarità erano le frangettine sia sulle maniche che in fondo, che lo fanno diventare molto stravagante, particolare e molto Charleston, quasi Charleston, ma non è niente di Charleston. Molto carino questo abbinato ad uno stivaletto o a un sandalo, l'ho trovato veramente una sfiziosità per 10 euro, ho voluto veramente investirli perché è un capo sfizioso, carino. Se aveste avuto ancora i capelli arancio era perfetto, però anche col capello castano, diciamo che stanno bene quasi tutti i colori. Poi ho voluto comprare, anche se non li ho provati perché faceva un caldo pazzo, e nel reparto uomo dei camerini Simone ha provato delle cose, i jeans così, faceva veramente caldissimo e non si respirava, anche se non avevo sul giubbino, cioè veramente caldo, quindi non avevo proprio voglia di provarlo, ho detto dai, li prendo, speriamo che mi vadano bene. Non ho dei leggings in pelle fighi da mettere su e dire wow che fighi. Allora quando ho visto questi ho detto, questi mi piacciono da matti e voglio provare a comprarli, sono molto aggressivi, molto rock, quindi li ho presi, ho detto sti cavoli, proviamo a prenderli, non spendo mai niente per questi jeggings, leggings, pantaloni. Questi venivano 20 euro, ho preso la M e li ho pagati, scontati del 35,09%, 12,95 euro. Per 13 euro ho voluto prenderli perché mi sembravano fatti bene, c'ho pure le cerniere. Ho preso la M, spero che mi vadano, c'ho la riga rossa, ho già i pantaloni fatti così, però in ecopelle non li avevo. Mi sono piaciuti, dopo anche questi sono da provare, e sono tipo a vita alta, o vita comunque abbastanza alta, mid-rise, che non so cosa vuol dire, leggings collection della linea Trafalook. E voglio andare alla ricerca dei jeans, quindi se vedete dei jeans fighi a poco prezzo segnalatemeli, perché col jeans è sempre un casino sceglierli, è sempre un casino il fatto che, cioè, debbano andare bene addosso, devono star bene addosso, faccio una fatica allucinante, come non potete capire, a trovare i jeans che dico io. Infatti ne ho trovati un paio che ho comprato senza provare, lo so che è sbagliato perché mi ero promessa di provare tutto quello che compravo, ma con gli uomini non è possibile, c'era un casino di gente, il primo giorno i saldi è proprio impossibile, bisognerebbe andare durante la settimana con calma, magari con un'amica, si prova tutto, si prova in coppia, invece Simone poi dopo le prime due ore ovviamente era cotto, e poi io comunque avevo mal di piedi perché avevo sulle francesine, dopo un po' che camminavamo ho detto vabbè, quando avrò finito questi video non avrò più la voce, ve lo dico. L'ho fatto solo per voi, per farvi un video dei saldi in tempo, perché so che giustamente lo aspettate. H&M, Nico, al solito, cose vecchie, cose buttate un po' così, a prezzi assurdi, si passa da uno sconto misero a prezzi abnormi a degli sconti esagerati su qualcosa. Io sono andata alla ricerca dei capi super scontati. Ho trovato tre cose interessanti e una carina. Allora, di interessante ho trovato questo capospalla che costava praticamente 40 euro, ho preso la taglia 36 perché era esageratamente, cioè, over, quindi ho preferito una taglia 36, ed è una sorta di capospalla, ispirazione super vintage, probabilmente la linea vintage non se l'è cagata tantissima gente, non lo so, per una cosa o l'altra, cose particolari, ce n'erano parecchie di cose simil vintage nei vari negozi, anche da Bershka. Però le ragazzine queste cose vintage non le comprano. Anzi, volevo fare una riflessione. Ho visto un'esagerazione di ragazzine, proprio per ragazzine intendo ragazzine proprio piccoline, tipo 12, 13, 14 anni, quella linea lì, con jeans a vita alta, di ogni colore, ai piedi, vabbè, sneakers, non sono stata lì neanche a guardare, e il body pitonato. Cioè, tutte queste ragazzine avevano il body intrecciato e pitonato, quello così, tipo, insomma, sapete, quello con la V, impitonato, con queste jeans a vita alta e sneakers, tutte. Infatti ho detto, mamma mia, gli ho detto a Simone, mi è venuta la nausea a pensare al pitonato, al body pitonato, perché veramente l'ho visto dappertutto,
ma ne avrò viste tipo 15 vestite tutte alla stessa maniera, omologazione delle ragazzine. E infatti questi body pitonati se ne vendevano a valanghe, se non da best, Stradivarius, dappertutto. Questa gallina qua ovviamente in tutti i negozi dove l'hanno proposta secondo me non è andata molto. Mi dispiace perché io adoro le cose di ispirazione vintage. Ho preso questo capo spalla che l'ho pagato appunto 15 euro al posto che 40. Fatto così, lo troverete da H&M, ce ne sono tantissimi, da H&M, quella di Orio. Allora, il quadretto è così, super vintage, e la forma è molto vintage. La taglia, ho preso una taglia in meno della mia solita, sia di questo che dell'altro, ed è un cappottino, capospallino. Adesso non so se voi vedrete, ok. Comunque di questi qui dritti, ora vederlo così sembra una schifezza, però è carino, abbinato a un pantalone serio, a vita alta, un pantalone tipo, non si capisce molto, vabbè, comunque lo vedrete presto in qualche outfit, anche in primavera, abbinato tipo a un pantalone a vita alta, color cammello, color beige, come quello che ho preso all'outlet delle firme, una blusa sopra questo, molto carino, da questa allure, molto vintage, mi piace veramente tanto. Poi ho preso questo maglioncino che mi ha attratto per il colore, e anche per il prezzo, perché era abbastanza scontato, da 30 euro, che è una cifra fuori di testa, ho pagato 12,99 euro, che ci può stare per il colore che mi piaceva. Poi avevo questi orecchini Composition, made in China, avevamo dubbi? No. Vediamo la composizione di questi 30 euro di prezzo pieno. Non c'è neanche, aspettate. Forse c'è dentro anche della lana, però forse siamo fortunati. Vediamo. In italiano non c'è. Qui. Boh. Allora, c'è dentro della lana, attenzione. 40% acrilico, 25% lana, 23% poliamide. 10% alpaca, 2% lastane. Qui abbiamo, ragazze, della lana. Comunque si vedeva che era carino. Io l'ho amato per il colore. Ora non so, questi maglioncini così informi, ho preso la S, sì, se riuscirò ad utilizzarli e come, perché insomma lo sto prendendo un po' di maglioni, però tutte le volte che li metto poi non mi piacciono mai addosso, preferisco sempre i tessuti più leggeri. Però carino, azzurro, fatto così. È proprio bella la punta di azzurro. Mi piaceva proprio questo azzurro puffo, bello, 13 euro, con la lana ci sta, pensavo che fosse tutto sintetico, invece no. Poi ho preso un vestito che Simone gli ha fatto schifo a vederlo, e c'era lì una sciura che lo stava prendendo, una signora, ma che aveva avuto comunque 60 anni, forse anche qualche anno in più, 60, 65 massimo, e una bella signora, cioè bella signora, sì, una signora, non è che era una vecchia, cioè nel senso una signora di una certa età. Non giovanissima, ecco, non come me, non era una ragazza, era una signora sopra i 60, che male c'è, a me piace vestirmi anche come le signore più anziane, cioè le signore più anziane, le signore un pochino più avanti di me con l'età, e lui mi fa, no, non prenderlo, che brutto, che lungo, fa schifo, mi fa, guarda chi lo sta prendendo, l'asciura, fa, vuoi vestirti come l'asciura, sì, lo prendo, invece sì, allora l'abbiamo preso sia io che lei, ognuno nella sua taglia, io non so lei che taglia ha preso, se sapeva convertirle, io ho preso la mia, una 42, da 30 euro l'ho pagato 13,99 e l'ho trovato meraviglioso e fantastico, ed è la Morris & Co. per H&M, non so chi sia questo Morris & Co., fatemelo sapere voi che siete molto più, insomma, più istruite di me, di questi brand di collaborazione, io non ho mai sentito una collaborazione con Morris, neanche sul giornale, però il vestito è bellissimo, mi sembra che abbiano fatto anche i pantaloni di questo tipo, è fatto così, proprio come piace a me, vintage vintage, colletto così bello abbottonato, manica a camicia con i tre bottoncini, fatto molto bene, e poi viene giù l'abito a chemise, camicia, guardate che bello, bellissimo, e io questo me lo sono immaginata con una bella décolleté, o anche un calzino, e oppure un sandalo borgogna, cioè bello. Uno stivaletto, non lo so, io lo adoro e penso che lo utilizzerò prestissimo. È fatto tutto a camicia, tutto abbottonato, vedete, i bottoncini, ed è una meraviglia, cioè io mi sono innamorata, immaginatevelo su di me, con un bel tacco alto, magari anche una fascia per capelli borgogna in testa, un pochino gypsy,
quel gypsy chic, cioè no, io ho amato questo vestito, gli ho detto deve essere mio assolutamente. Poi ho preso un cappottino, anche questo in super 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 mega sconto, taglia 36, ho dovuto prendere una 40 perché veramente vestivano larghi, troppo larghi, se no io prenderei normalmente una 38 con una 42 per le spalle, ma questi sono proprio abnormi e preferisco una taglia in meno perché sono comunque abnormi addosso. E l'ho pagato 25€, 24,99 al posto che 60, quindi anche qua mi è sembrato un bello sconto e è bellissimo, solo che anche questi mi sa che non sono andati perché ce n'erano lì tipo 50.000. 88 poliestere, 12 lana, vabbè, qualche percentualina di lana c'è, fa niente per la lana o non lana, 25€, io li ho spesi volentieri. Color panna, taglio maschile, super over, dire così, mi è piaciuto tantissimo, molto classico questo, anche questo da portare con pantaloni ma anche solo col jeans, mi è piaciuto veramente un sacco, fatto così, lungo, non lungo come quello di OVS, un pochino meno, non so se, vabbè lasciamo perdere, comunque credetemi arriva sotto il ginocchio, al polpaccio un pochino su, e mi è piaciuto tantissimo, c'è anche il suo bottone. E questi mi ricordano un pochino la linea di Max & Co, quei cappotti lì che fanno super 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 belli, mi è piaciuto nella linea, quindi l'ho voluto prendere. Facciamo la terza parte, terza e ultima parte, tra un attimo.